Carta risparmio spesa, partono le ricariche per l'acquisto di beni alimentari e carburante. Ma c'è anche un'importante novità. Le famiglie che erano rimaste escluse adesso avranno una seconda possibilità. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Previdenza ci occupiamo della carta spesa dedicata a te. Il Ministero dell'Agricoltura ha finalmente pubblicato il tanto atteso decreto con cui comunica l'inizio delle ricariche. L'importo ammonta a 77,20 euro e sarà pagato direttamente sulle card già esistenti a partire dal 15 dicembre 2023. Questa nuova ricarica potrà essere utilizzata non solo per l'acquisto di prodotti alimentari, ma anche per il carburante oppure per abbonamenti del trasporto pubblico locale. Ma come dicevamo prima, c'è anche un'importante novità. Come fa sapere il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida, la card ha avuto un enorme successo. Infatti, ben il 91% delle famiglie è riuscito a beneficiare della misura per fronteggiare l'aumento dei prezzi degli ultimi mesi. Nonostante questi numeri più che positivi, però, sta di fatto che oltre 100.000 nuclei familiari sono rimasti fuori dalla misura a causa delle tempistiche. E cioè, malgrado siano risultati vincitori della card, non sono riusciti a ritirare la carta o a effettuare il primo pagamento entro il 15 settembre per motivi di cui loro non sono responsabili. Proprio per questo motivo, il decreto prevede la creazione di nuove card per assegnarle ai nuclei rimasti esclusi. Naturalmente i requisiti rimangono gli stessi, quindi potranno beneficiare della carta dedicata a te quei nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro e inclusi negli elenchi elaborati da INPS. Anche l'assegnazione di queste nuove card partirà dal 15 dicembre e oltre ad avere al loro interno i 382,50 euro, saranno già cariche degli ulteriori 77,20 euro. Per evitare la decadenza della misura, i beneficiari dovranno effettuare il primo pagamento con la card entro il 31 gennaio 2024, mentre l'intera somma dovrà essere spesa entro il 15 marzo 2024. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.